y majestad. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tornati, siamo entrati nella seconda parte del nostro programma Dolci Fiumi d'Acqua Viva a cura del Ministero Centro Cristiano Fonte di Vita della città di Ragusa, dove stiamo presentando la parola che ha potenza per salvarci, è la parola che salva, lo dobbiamo dire, è il disegno della volontà di Dio che salva, cioè quando il Signore aveva deciso nel tempo di Noè di distruggere il mondo a motivo della malvagità, a motivo della crudeltà, a motivo del peccato, si rivela a un uomo, Noè. Un uomo, questo lo potete leggere all'inizio della Genesi, e parla a questo uomo e le dice: guarda, tu ho deciso di fare questo, ma ho visto che tu sei giusto e tu non hai, e non devi morire, tu non devi pagare diciamo a causa della malvagità degli altri. E gli ha dato il disegno, gli ha dato un disegno che è l'arca, sì, l'arca di Noè. Allora, che voglio dire con questo? Che il fatto che Noè abbia insieme ai suoi figli, a tutta la sua casa, costruito questo elemento di salvezza, cioè l'arca, gli salvò la vita. Perciò dico, il disegno ti salva. Non ci salva le nostre opere, non ci salvano le nostre buone azioni, non ci salva la nostra volontà di essere salvati, ma la parola. Perché se Noè non avesse
¿sí? Construito questa arca a breve sarebbe stato, ecco, a breve sarebbe morto insieme agli altri. Ma qual è stato l'strumento, l'elemento che gli ha salvato la vita a lui e alla sua casa? È l'arca. Ma è un'arca che ha dovuto costruirsi lui. E per costruirla bisognava avere fede. Perché? Perché in quel tempo non aveva mai piovuto sulla terra. Il Signore stava parlando di una pioggia, di un diluvio, delle acque. Una cosa stranissima. Una cosa che sfidava la logica. Però Noè, credete all'Eterno, costruì questa arca. In fede, tutti lo prendevano in giro, dicevano, ma è impazzito il nostro vecchio amico, il vicino, il nostro collega Noè. Il punto fu che in un momento, quando l'arca fu costruita, erano tutti coloro che dovevano essere salvati, erano solo dentro questa arca, è venuta la pioggia. E quando ha iniziato a cadere l'acqua, quelli che non avevano creduto prima, per la fede, adesso che stavano vedendo in quel momento, un'interferenza, coloro che giustamente non avevano creduto prima hanno visto che era vero, però il punto è che era tardi. Allora, per questo lo che noi stiamo dicendo è che Dio ha dei tempi, sì? Dio ha dei tempi, dà delle opportunità e bisogna prenderlo, prenderlo adesso, perché se io non lo prendo adesso, la benedizione, è probabile che dopo passa. E quando io mi accorgo che veramente era importante, può essere tardi, perché quando queste persone si sono accorti che quelle parole che stava dicendo Noè erano vere e che quella parola non era sua, era per rivelazione del cielo, hanno voluto credere. Il punto è che Dio stesso, dice la Bibbia, ha chiuso la porta di quest'arca e non sono riusciti ad entrare e sono affogati. Allora il punto è questo, c'è una vita eterna, sì? C'è una vita dopo questa, dopo la morte, come si dice, ma per poter accedere bisogna prendere, sì, le indicazioni, le istruzioni che il padrone del cielo ci sta provvedendo. Come? Attraverso la sua parola, attraverso uomini e donne, come noi in questo caso, che vi stiamo parlando la parola di Dio. Ora, poi, è volontario, cioè non è per forza che uno deve credere. Il punto è che lo che noi vi stiamo mostrando qua è che esiste la vita eterna, che esiste il regno dei cieli, che esiste il perdono dei peccati, ma sempre attraverso il consiglio che ci provvede la meravigliosa parola di Dio. Fratello Orazio. E è così. Lì sta la salvezza, Gesù ha grande promessa per noi, ha detto no vi lascerò orfani, sarò con voi fino alla fine. Questo lo fa nostro Signore Jesucristo oggi attraverso il suo Santo Spirito, il Spirito di verità, il quale Lui invia per noi, perché abbiamo questa rivelazione, la conoscenza, perché voi che volete conoscere le parole, le cose di Dio, confidate nel Spirito Santo del nostro Dio. Chiedete al Padre nel nome di Gesù Cristo che invie lo Spirito Santo a vostro spirito per che rivele tutta la parola, ti insegni la parola, e così come noi la capiamo, sempre facendo la volontà di Dio. Allora, fratelli ed amici, Gesù ha detto in Giovanni 14:6, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non è per mezzo di me. E noi vi stiamo presentando questa via, questa salvezza in una persona che è Gesù Cristo, cioè la parola di Dio. Allora, se noi andiamo un pochettino avanti nel Vangelo di Matteo, al capitolo 4, versetto 12, dice, or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea, poi lasciò Nazaret e venne ad abitare a Capernaum, città posta sulla riva del mare, ai confini di Zabulon e Neftali, affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta Isaia quando disse, il paese di Zabulon, il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili.
Versetto 16. Il popolo che giaceva nelle tenebre. Sì, di nuovo. 16. 16, sì. Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce. E su coloro che giacevano nelle regioni. Hanno visto grande luce. Chiediamo scusa, oggi abbiamo avuto un'interruzione. Allora, 16. Io sto spegnendo questo telefono. Sì. Fratelli, versetto 16. Stiamo parlando del versetto 16. Profecía. Sí, parla tu papi. Isaías, el profeta Isaías, cuando el profeta 500 años prima de Jesús ya hablaba de questo advenimento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, que hoy habíamos. Okay. Versetto 16, el popolo que giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella regione e nell'ombra della morte si è elevata la luce. Allora, tutto ciò che ha fatto il nostro meraviglioso Signore Gesù Cristo era sempre secondo la Scrittura. Gesù, ed essendo il Messia, ed essendo il Figlio di Dio, non ha mai andato oltre i limiti della parola. E ciò che anche noi come credenti, come un popolo del Signore, stiamo cercando di fare, di mostrarvi la ricchezza e l'effettività della parola per raggiungere giustamente la vita eterna. Non si ascolta molto questo argomento, si parla molto di religione, si parla di cristianesimo, si parla di fede, di condivisione, si parla di tradizioni, cose varie, ma noi dobbiamo capire che la giustizia Dio l'ha fatta in una persona, sì? Il nostro Signore Gesù Cristo meraviglioso è stato l'unico che è nato soprannaturalmente e che è riuscito addirittura a sconfiggere la morte, e attraverso la fede che uno rimette in Lui, e come dicevi tu, l'hai detto molto bene, attraverso l'opera dello Spirito Santo uno riesce, sì, ad accedere a questa realtà. Noi lo diciamo non perché ce lo hanno raccontato, ma perché noi lo stiamo vivendo, sì? Abbiamo fede, abbiamo rivelazione sempre per mezzo di questa fonte di vita, di questo fiume d'acqua viva, cioè la parola, che è la parola di Dio. Ricordate che nell'Antico Patto, sì, nell'Antico Testamento, c'era scritto nella legge che l'uomo viveva a motivo della legge. Perciò in un aspetto questo meraviglioso libro chiamato la Bibbia, che non è un libro umano, è un libro divino, ispirato dallo Spirito Santo, scritto da uomini santi, sì? Questo contenuto ci dona e ci assicura a noi la vita eterna, il perdono dei nostri peccati. Perciò questo è il nostro consiglio per voi, c'è una fonte che vi aspetta, ma dobbiamo lottare e dobbiamo vincere. Chi ha vinto adesso deve rimanere in questa fede, e un aspetto importante di rimanere ha a che vedere con congregarsi. Per questo fonte di vita è una casa dove noi abbiamo tanto a disposizione per voi. Ci fermiamo un attimino, torniamo subito. Grazie. Ed è l'acqua nel deserto, è il calore nel deserto.
Ultima parte del nostro programma d'oggi, Fiumi d'acqua viva. Vi chiedo scusa per l'interruzione, oggi è stato proprio straordinario. Ma noi stiamo vedendo qua nella scrittura, nel Vangelo secondo San Matteo, al capitolo 4, che c'erano delle profezie, c'erano delle scritture che il nostro meraviglioso Signore Gesù Cristo doveva compiere. Per questo la scrittura ci mostra qui che in un momento Gesù si trasferisce, sì? Lascia Nazareth e va ad abitare a Galilea, che dice il versetto 14, la regione dei, al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili. Perciò la Galilea era considerata una parte del territorio di Israele, che era stato il territorio che era stato acquisito, diciamo così, permesso del re Davide. Però in un momento il re Salomone consegna città di Galilea a un re, al re di Tiro, sì? A cambio di legno e cose varie. In un aspetto veniva considerata questa città di Galilea come una città dei gentili, sì? Una città che era, ripeto, del popolo di Dio, ma che non faceva parte di Giuda, non faceva parte, diciamo, integrale di ciò che era la nazione di Israele. Era un territorio benedetto, un territorio di eredità, però considerato un po' pagano, cioè un po' secolare, no? Allora dice che Gesù si trasferisce a questa città e dice il popolo, versetto 16, il popolo che giaceva o abitava nelle tenebre ha visto una grande luce e su coloro che
giacevano nella regione dell'ombra e della morte, si è elevata la luce. Ma questa luce la portava Cristo. E questa luce, la stessa luce, la porta la parola. Mm. E in un aspetto noi stiamo facendo, diciamo, stiamo compiendo una funzione di mediatori, ovvero di mezzi, cioè dei canali, attraverso il quale questa luce che è della parola, perché non è nostra, cioè noi non siamo Dio, noi siamo esseri umani, siamo persone salvate, perdonate, inviati, ma redenti per la grazia del Signore. In realtà lo che noi stiamo facendo attraverso questi programmi, Fiumi d'Acqua Viva, è condividere con tutti voi la ricchezza, sì, della parola, e mostrarvi che se volete fuggire dell'ira a venire, se volete fuggire di una situazione di peccato e di morte, dovete credere e rifugiarci, ci dobbiamo rifugiare tutti noi, in una persona. Questa persona è Gesù, il Figlio di Dio. Come? Attraverso della parola. Dobbiamo stare insieme, dobbiamo vivere come un popolo, vivere come un corpo, dice l'Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento. Perciò ripeto, il contenuto di questi programmi sono nettamente biblici, scritturali, spirituali e rivelati, perché questa è parola rivelata, che chi la prende, chi la crede, chi la mette in pratica, sicuro, sicuro ve lo possiamo garantire, riceverà il dono della vita eterna. È meraviglioso sapere che c'è vita, e questa vita si trova nella parola di Dio. Per questo c'è il Centro Cristiano Fonte di Vita, che si trova in via Alicia numero 2 a Ragusa, vicino alla Piazza Croce. Tutte le domeniche apre le loro porte a fin di poter accogliere le persone che amano la scrittura. Sarà la scrittura quella che ci giudicherà nel giorno ultimo. Gesù ha detto: io non vi giudicherò. Sarà la parola che vi ho detto, lei vi giudicherà nel giorno postrero, nell'ultimo giorno. Perciò che importante amarla, che importante vivere per tutto ciò che è scritto. Ricordiamo che Gesù ha vinto Satana attraverso tutto ciò che è scritto. E voi e noi dobbiamo fare la stessa cosa, vincere ma secondo la parola, non secondo ciò che crediamo noi, ma secondo ciò che stabilisce la parola di Dio. Fratello Orazio, il tempo è andato via oggi, è scappato, ci rimangono 3 minuti alla conclusione, perciò puoi salutare ai fratelli, agli amici che hanno seguito oggi questo programma. E vi incoraggio a voi tutti a avere fede sempre, avere sempre, sempre fede in Cristo nostro Signore, che sta nella gloria del Padre. Lui sta lontano en el reino del cielo con el Padre, el potente Dios, pero a través del Espíritu Santo, su Santo Espíritu, Lui acompaña a noi y a maestra, ¿no? ¿Cómo se dice? Se guida a noi porque habíamos la fe de que habíamos predicado a eso. Y voy a verte la Biblia. El Espíritu Santo, cuando te trata, te parla, te viene, te dice, el Espíritu Santo te dice: leye la Biblia. Y aunque tú no lo puedes creer, ¿cómo puede ser? Leye la Biblia, te dice. Ah, muy bien, Señor, leyeron la Biblia. Así me ha sucedido a mí. Algún giorno te contaré la historia. Leye la Biblia, me dice. Muy bien, señores, la leyeron. Okay. Así es para vos también. Amén. Gracias. A propósito de esto, si habéis bisogno de una Biblia, en Noia Fonte de Vita le abbiamo, seremos lieti de darvi una gratuitamente, perché crediamo fermamente che la nostra vita si trova in questo meraviglioso libro. E lei, dice Giacomo, l'apostolo San Giacomo, che la nostra salvezza si trova, sì? L'anima nostra trova salvezza nella parola di Dio. Questo si trova nell'epistola dell'apostolo Giacomo, al capitolo 1, versetto 21. Guardate che profondo e quanto è importante, quanto è determinante la parola di Dio. Giacomo, capitolo 1, versetto 21. Perciò, deposta ogni lordura
e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Questo dice la scrittura, lo ripeto, sì? Dice Giacomo capitolo 1 versetto 21, sì? 1:21 dice: perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Io vi devo salutare con queste parole, vi invito questa prossima domenica, come abbiamo detto già, alle ore 18:30 in via Alicia numero 2 Ragusa, a un tempo meraviglioso di fede e di celebrazione al nostro Dio che ci ha salvato. Amen. Attraverso Gesù Cristo e attraverso la sua parola. Vi ringraziamo per l'ascolto, chiediamo scusa per l'interruzione, ma con la grazia del Signore il prossimo venerdì ci ritroveremo in questa emittente per continuare a parlare di questa ricchezza di parola. Grazie per l'ascolto, Dio benedica. Diga Shalom. Torna da me, dal tuo Redentore. RTM ha presentato Fiumi d'acqua viva, a cura del Centro Cristiano Fonte di Vita, via Lisia 2, Ragusa. Grazie per l'ascolto. Sarò